ospitiamo qui sul palco. E anche a Verone probabilmente i nostri
antenati lavorativi, professionali non facevano così. A proposito, non so se se ne accorgo, ma tra il pubblico c'è anche una grande rappresentanza di studenti di campo. Io ho visto anche tantissimi coreani, ma anche studenti che vedo passare nei corridoi di Napoli. Allora, le chiedo due cose insieme. La prima, visto che è presente anche il suo maestro, se c'è stato un momento in cui lei ha capito che sì, questa strada è la mia, se esiste, ammesso che esista un momento, poi la bella vita che si incanala un po' da sola, e anche quale messaggio si sente di dare subito a questi ragazzi qui presenti per lei? La seconda domanda è praticamente impossibile. Sarebbe una masterclass, ma no. Più mese. La prima domanda è... Allora, io non mi sono mai accorto, nel senso, flash, l'epifania, quindi sì, va bene così. L'ho sempre voluto, e questa è una cosa che forse più importante che se ne accorti. E ho sempre lavorato perché succedesse di poter fare questo lavoro e farlo sempre meglio, perché si fa la prova sempre di più, facendo cose. Non limite no, però anche quando facevo il mio, ho sempre cercato di portarlo al limite di quello che potevo fare, cercando cose nuove, senza fermarmi a quello che la tradizione o comunque l'abitudine si aspettava che uno facesse in un determinato modo. E questo penso sia molto importante, non è che io so come si fa, però è una cosa importante non fermarsi a quello che ti hanno detto o che hai sentito di una prassi esecutiva, ma cercare qualcosa di tuo, qualcosa di più, perciò di fare un passettino oltre alla soglia che ti hanno detto che è il ritmo. Questo è importante, è una cosa che il mio maestro è testimone, lo abbiamo sempre fatto, spesso spaccandosi la testa, perché quando le cose vanno un pochino oltre a quello che è l'usuale sono difficili. E per fare le cose difficili non è che uno è bravo, così uno chiude la testa dentro un coperto di pianoforte diverse volte prima che gli vengano, oppure non gli vengono e non le fa. E forse questa divagazione che ho fatto alla prima domanda è quello che bisognerebbe dire allo studente, cioè di non fermarsi, perché poi è la stessa cosa che divagata di prima, di cercare sempre dentro se stessi, nel momento in cui si studia la propria verità, così, e il maestro è fondamentale, ovviamente, perché se tu hai un bravo maestro, cioè una persona che sa farti capire bene quello che devi fare, perché lo sa fare ovviamente, ma riesce a fartelo capire, e in base a chi ha davanti trova un modo per fartelo capire, quello è fondamentale. Però poi devi fare tu quello che il maestro ti ha detto. Cioè, puoi avere il maestro più bravo del mondo, ma non provarci niente. Perciò uno deve lavorare, non prendere solo quello che ti dà il maestro, prendere tutto e fidarti completamente, ma poi farlo tuo e farlo crescere dentro di te, da solo. Perché poi chi canta, chi è lì, che è sul palcoscenico o qui davanti al pianoforte, canta se te, non c'è nessun altro. Questo è fondamentale, perché a volte quando ti trovi poi da solo, davanti al pubblico, in teatro o a un concerto, in una sala, succedono delle cose, imprevisti, incertezze, paure, il caldo, il secco, tante cose che non dipendono da te. Devi far fronte e non c'è verso che dici ma aspetta, riproviamo che in quel punto mi si fa così, magari viene meglio. Devi farlo e devi farlo.
e quello dipende da te. La base fondamentale, i trucchi, i segreti, anche quello che invece è tecnicamente corretto, te lo dice, te lo trasmette, te lo insegna un maestro, però poi tu devi farlo diventare qualcosa di più. A proposito di questa ricerca di verità, io mi ricordo che in occasione di una nostra conversazione precedeva l'inaugurazione alla Scala, lei mi parlò di Toschi e mi disse: uno di quei ruoli che sento molto mio, insomma. Quindi volevo chiederle come mai e come sta andando invece quel ruolo, insomma, saltando i cibi a verni, come si entra in un ruolo, perché poi uno dice è indonato, ha una bella voce, ma non c'è mica solo quella cosa lì, c'è molto altro. Purtroppo siamo arrivati di là, vedi anche intonato, l'intonato, vuol dire abbiamo fatto c'è il tasto, c'è anche questo, sì, però no, però dovrebbe essere una, neanche una qualità, sì. No? Dovrebbe essere una componente di base, così, non lo so, sì. Perché non dovrebbe, uno dovrebbe dire, ah, non va, perché siamo messi male se ritornati è una donna super da supereroe. Ma è vero però quello che dice, che tante volte, ah, dai, lui è tornato musicale, cioè dovrebbero essere le cose fondamentali, le basi, poi le cose super dovrebbero essere delle altre. Vabbè. Ma saltare da Tosca a Trovatore non è una cosa così strana, nel senso che uno canta tutto l'anno tanti ruoli diversi e deve entrare da un ruolo all'altro, da una vocalità. In questo caso il Trovatore l'ho cantato tante volte, Verdi l'ho cantato tantissimo, è il fondamento della mia carriera in questo momento, Puccini meno, però come ho detto tante volte, quando mi è stato chiesto, Cavaradossi è uno dei ruoli meno pucciniani, secondo la mia visione della produzione di Puccini, perché è un ruolo molto 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 legato al bel canto, proprio stilisticamente come scrittura, perciò non va a poco verismo dentro, a poco della scrittura carnale, fisica che invece hanno tutti gli altri ruoli tenorini di Puccini, perciò si accoppia bene a quello che è la scrittura di Verdi, anzi essere un cantante verdiano con tanta esperienza nel bel canto aiuta a risolvere e a trovare dei passaggi e a trovare delle cose nuove, Puccini, che non sono solamente esteriorità del verismo. Tornando a un ricordo legato a Fabiano Labò, che era molto amico del tenore Bergonzi, ecco, Bergonzi diceva di Labò: ci sono tantissimi tenori verdiani, ho considerato tali. Fabiano Labò era uno dei pochi davvero verdiani. È una frase che mi ha sempre colpito molto, perché c'è dentro tutto e niente. Cioè, sarebbe stato interessante chiedere a Bergonzi cosa intendesse. Beh, lei ha capito meglio di me. Detto da Bergonzi, probabilmente è facile da analizzare, nel senso che Bergonzi era un tenore molto musicista e poco, non vocalista, poco vocale, ma molto vocalista. Non era un uomo che dava il 100% dell'importanza.